La crisi economica portata dal Covid-19 ha reso la situazione del mondo del lavoro ancora più complessa, amplificando un'emergenza occupazionale che assume dimensioni sempre maggiori. In questo contesto, i giovani sono sempre più i protagonisti in negativo. La disoccupazione giovanile in Italia a luglio si è attestata al 31,1% e i dati preoccupano anche sul fronte dell'impresa, in particolare in Friuli Venezia Giulia, che si conferma all'ultimo posto nella ideale classifica italiana per percentuale di imprese guidate da under 35. Come uscire da questo momento di crisi e ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro, inasprito anche dagli effetti dell'innovazione tecnologica? Come favorire tutte le generazioni e tipologie di lavoratori? Bentrovati a Future Forum, il domani inizia oggi. Lavoro e formazione tra smart working e lavori del futuro. Questo è il titolo della quarta puntata che ci porterà oggi a delineare gli scenari futuri su un tema chiave per la nostra società. Come sempre dallo studio ci trasferiamo a Udine, diamo la parola al presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo, intervistato dal direttore del Messaggero Veneto, Omar Monestier. Bentrovati, oggi parliamo di smart working e lavoro a distanza. Presidente Da Pozzo, come pensa che cambieranno le nostre abitudini con l'uso e lo sviluppo del lavoro a distanza, del telelavoro, dello smart working e che impatto sta avendo sulle nostre città? Formazione e smart working sono due grandi temi del post-Covid che devono trovare chiaramente dei punti d'incontro. La formazione è fondamentale per il prossimo futuro, non solo la formazione di tipo scolastico delle future generazioni, ma soprattutto la formazione all'interno del mondo del lavoro. Ed ecco che lo smart working dà una opportunità non solo all'interno di quelli che sono i rapporti di business, ma anche all'interno di quelli che sono i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, all'interno dei percorsi di formazione. È chiaro che non è tutto così bello, non è così tutto positivo. Pensiamo alle grandi città dove attraverso lo smart working si va a deprimere quella che è un'attività terziaria importantissima. Pensiamo agli alberghi, pensiamo alla ristorazione, pensiamo ai viaggi, tutto quello che implica una non più mobilità del lavoratore all'interno del mondo del business, ma non solo del business. Chiaramente andrà a modificare molti asset economici, soprattutto nel mondo del terziario. Chiarissimo, Presidente Da Pozzo, ma sentiamo qual è l'opinione dei nostri ospiti. Saluto e ringrazio Cristina Pozzi, CEO e cofondatrice di Impact School, che cura questa edizione del Future Forum, e vado a salutare e a presentare gli ospiti con i quali dialogheremo in studio. Saluto Alessia Rosolen, assessore regionale al lavoro, formazione, università, ricerca e famiglia del Friuli Venezia Giulia. Grazie. Buongiorno. Per essere con noi. Un saluto e un benvenuto anche a William Pezzetta, segretario generale della CGL del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno. Vi anticipo già che sentiremo in collegamento anche Deborah Serracchiani, deputata del Partito Democratico e presidente della Commissione Lavoro. È arrivato il momento di dare voce all'esperto nazionale che coinvolgiamo in questa puntata, Paolo Falco, economista, docente dell'Università di Copenaghen, già economista per l'OCSE, Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale. Come favorire la ripresa sul piano del lavoro e anche quali sono le caratteristiche chiave dei lavoratori del domani? Glielo abbiamo chiesto. La situazione reale sicuramente è una situazione di crisi profonda. Detto questo, però, la speranza è di riuscire a far fronte alla crisi nell'immediato, riuscendo a gestirla. Nel futuro un po' più lontano, trovando una cura, trovando un vaccino che ci porterà fuori dalla situazione attuale. Ed è in questo
in quest'ottica che secondo me bisogna poi preoccuparsi dei trend di lungo periodo. Potremmo aver visto l'accelerazione di alcuni trend che in realtà erano già in atto. Innanzitutto pensiamo allo smart working e al lavoro flessibile. Un altro trend molto importante secondo me è quello dell'accelerazione sul fronte dell'automazione e della rivoluzione del cambiamento tecnologico. Qui vediamo un trend che può anche preoccuparci, perché in realtà la pandemia potrebbe portare alcuni lavori a sparire e in realtà a non tornare più, perché magari i datori di lavoro tenderanno ad automatizzare, tenderanno a preferire la tecnologia ai lavoratori, specialmente in un mondo in cui i lavoratori sono a rischio di contagio. Detto questo, dobbiamo immaginare un futuro amaro per il lavoro e per i lavoratori? Non necessariamente. La storia è piena di rivoluzioni tecnologiche e il lavoro si è più o meno sempre adattato. Abbiamo davanti delle sfide che avranno bisogno di nuove competenze. Pensiamo solo al sistema sanitario, pensiamo al sistema della formazione, pensiamo alla scuola, pensiamo a tutto quello che abbiamo dovuto fare per imparare a far fronte a un'emergenza che sicuramente passerà, ma che ci ha insegnato che bisogna essere pronti ad adattarsi e a cambiare proprio per far fronte a tutte le sfide che il futuro potrebbe riservarci. Cristina, il lavoro, altro tema chiave, determinante per il nostro paese. Come ha detto anche Paolo Falco, non si tratta solo di un tema legato alla pandemia e quindi di processi che sono scattati per via dell'emergenza, quanto invece di un contesto nel quale già viviamo, che è in continua trasformazione per via soprattutto delle nuove tecnologie, ma non solo. E queste nuove tecnologie ci impongono di avere nuove competenze. Oltre a tutti gli studi che cercano di stimare quanti lavori scompariranno e quanti nuovi ne nasceranno, si parla troppo poco del fatto che su una cosa sono tutti molto d'accordo: qualunque lavoro si troverà in ogni caso trasformato. Cioè, c'è uno studio addirittura che stima che qualsiasi lavoro verrà trasformato almeno nel 30% delle mansioni che si fanno ogni giorno. Quindi vuol dire che ognuno di noi, almeno nel 30% del suo tempo, dovrà lavorare in modo diverso perché utilizzerà nuove tecnologie. Oggi magari perché si approccia di più allo smart working o al lavoro a distanza, ma soprattutto si adatterà all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale o ad altri strumenti che possono ottimizzare il suo lavoro. Quindi è necessario dare le competenze giuste per usare questi strumenti. Quindi siamo di fronte a una triplice sfida, sia quella di formare fin da subito, dalla scuola in su, i nuovi lavoratori con le competenze giuste, in modo da evitare quello che si chiama lo skills mismatch, cioè il fatto che non ci siano queste competenze sul mercato che invece sono già richieste dalle aziende, e dall'altro lato riuscire a dare un supporto a chi invece si troverà in un ambito di trasformazione o scomparsa del proprio lavoro, quindi con un reskilling o un upskilling. Scusate tutti gli inglesismi, ma sono termini che ci aiutano effettivamente a capire. Quindi da un lato ritrasformare completamente il proprio lavoro o dall'altro acquisire nuove competenze che permettono di restare dentro al proprio lavoro che è cambiato. Grazie allora Cristina, vado subito dall'assessore. L'abbiamo sentito, in un momento già difficile per il mercato del lavoro è arrivata questa pandemia con tutti gli effetti che conosciamo. A questo punto dobbiamo ragionare in prospettiva e quindi le chiedo come ridare stabilità, solidità al lavoro. Ah, guardi, la legge sul lavoro che questa giunta ha voluto scrivere, non solo per dare una risposta immediata, che giustamente è stato detto è di primo impatto rispetto a ciò che il Covid ci ha messo davanti, ma anche per dare una risposta di prospettiva. Ed esattamente quello che è stato detto, è stata l'urgenza che è stata colta peraltro da tutti, è stato mettere insieme davvero il percorso di formazione pre-ingresso all'interno del mondo del lavoro, con la formazione all'interno del lavoro e con la scelta, mi permetto di dire e di aggiungere, delle imprese quale luogo formativo nel quale l'evoluzione costante viene a fare i conti con le esigenze del mercato e dell'economia. Vado da Pezzetta per chiedere in sintesi naturalmente quali ritiene siano gli step per uscire da questa emergenza e soprattutto per trovare nuovi equilibri. Io ritengo che bisogna partire
dentro un'occasione storica, perché comunque arriveranno molti soldi e comunque il mondo del lavoro cambierà, però con dei paradigmi ben chiari: qualità dello sviluppo, per cui, che vuol dire anche qualità del lavoro, che vuol dire qualità ovviamente e dignità anche della persona, vista come punto centrale, e non tutto affidato soltanto e solo al mercato o impresa al centro o con l'impresa al centro, ma come anche il pubblico, come regolatore di queste dinamiche qua. Di politiche attive del lavoro abbiamo parlato con la deputata Dem Deborah Serracchiani. Andiamo a sentirla. Dobbiamo parlare soprattutto di politiche attive del lavoro, quindi non più e non soltanto ammortizzatori sociali, ma gli ammortizzatori sociali devono essere accompagnati a sgravi del costo del lavoro, ad abbattimento quindi delle tasse sul costo del lavoro, sia per quanto riguarda le imprese sia per quanto riguarda i lavoratori, e tante politiche attive del lavoro, che significa riqualificazione professionale, rafforzamento della formazione professionale e soprattutto una formazione che tenga conto dell'innovazione tecnologica, perché cambieranno gli strumenti, cambieranno i tempi e i modi con cui si lavorerà. Dovremo cercare, attraverso la formazione e la riqualificazione, anche di aiutare quelli che oggi appunto hanno bisogno di interventi che riguardino proprio l'uscita dalla cosiddetta povertà oppure l'espulsione già avuta dal mercato del lavoro. Quegli interventi oggi non sono possibili perché non tutte le normative lo consentono. Stiamo quindi intervenendo proprio perché, ad esempio, il cassa integrato durante il periodo di cassa integrazione possa lavorare, affinché ad esempio il cassa integrato durante il periodo della cassa integrazione possa fare formazione, e perché durante i periodi di cosiddetta disoccupazione quella formazione sia mirata alla ricerca di posti di lavoro, perché ci sono in alcuni casi i posti di lavoro, mancano le persone perché quei posti vengano coperti. Allora, visto che si è parlato di formazione, una domanda che in realtà rivolgo a entrambi a questo punto: come favorire il collegamento tra mondo della formazione e mondo dell'impresa? Che cosa vuole fare intanto la Regione su questo fronte? Beh, intanto una parte ve l'ho già detta, è quella di scegliere le imprese quali anche luoghi formativi. Governare i percorsi formativi, a cominciare dai percorsi dell'istruzione, è anche opportuno e importante che le università e le nostre scuole diventino realmente luoghi formativi dove si adegui il percorso dei giovani. Abbiamo investito su tutto il percorso e su tutto il sistema degli istituti tecnici superiori, che hanno garantito in questi anni livelli occupazionali all'esito formativo altissimi. Costruire lauree professionalizzanti nel momento in cui investi sul sistema degli ITS significa semplicemente creare entropia e disturbo, e non invece focalizzare quello che è il vero obiettivo. E quindi, insomma, Pezzetta, torniamo a quanto lei diceva prima: sistema, no? Anche su questo fronte. Per anni abbiamo detto piccolo e bello, per dire, è anche vero, ma è anche vero che se noi non creiamo un sistema, una rete, una filiera di qualità, è difficile anche competere. Noi abbiamo tante aziende sottocapitalizzate ed è chiaro che qua si apre un altro tema, che è quello anche dell'accesso al credito, magari con una Regione che agevola, che fa da garante, che in qualche maniera sostiene, aiuta anche per far partire molte aziende. C'è tutto ovviamente il tema anche, come dicevo, accennavo, dell'innovazione, digitalizzazione, ma anche di riportare percorsi di filiere al nostro interno, per cui dobbiamo diventare una Regione attrattiva, e questo avviene anche se si progetta anche una infrastrutturazione anche della mobilità che oggi, ma da sempre, la nostra Regione non, è un po' deficitaria. Bisogna fare un salto di qualità e immaginarsi un percorso di vita, di lavoro in continua formazione dentro il mondo del lavoro. Vi ringrazio molto per il vostro contributo, e abbiamo avuto, insomma, la conferma anche di come i temi che sono al centro delle varie puntate di Future Forum siano veramente interconnessi tra loro. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, abbiamo parlato di lavoro. In occasione del prossimo appuntamento il focus sarà sulla scuola. Grazie, arrivederci.